check the mic and make sure it sound right, boys. Ciao, buongiorno a tutti, io sono Loredana, vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube Notizie in un clic. Oggi sono con il dir politico Alessandro Zorgnotti dall'Albania, precisamente da Tirana. Ciao Alessandro! Ciao Loredana, buon avvio di settimana a tutti. Ecco, io parto con una metafora. Ecco, sto per iniziare la settimana lavorativa, ecco, alla stregua di un professionista, ma con la mentalità, quando faccio colazione o pausa, del pensionato. Questa metafora mi fa entrare nel merito della puntata di oggi di Economia in un clic, che parla del turismo previdenziale e si collega a una disposizione che ho letto all'interno del decreto Draghi e sui sostegni economici, che è una disposizione che secondo me è sbagliata sia in andata che al ritorno, e ti spiego anche il perché. Sei curiosa di saperlo? Piuttosto che sì, perché infatti, siccome tu hai detto e ti spiego il perché, io ti avrei detto allora approfondiamo pure l'argomento. Allora, devi sapere che dal 2019 per le aree dell'Italia meridionale con popolazione comunale sotto i 20.000 abitanti, esiste una aliquota agevolata al 7% dei redditi IRPEF per i pensionati non residenti e titolari quindi di pensione pagata da istituti previdenziali di altri paesi, non l'INPS, che decidano appunto di trasferire la propria residenza in Italia. Questa norma è stata un fallimento, Loredana, per il semplice fatto che parliamo di realtà comunali inserite in contesti con problemi di sicurezza pubblica, con problemi infrastrutturali e di trasporti, e in ultimo con problemi di mancata copertura e dei servizi sanitari. Questo comporta che soltanto cittadini pensionati particolarmente benestanti possano optare per una situazione simile. Quindi è una agevolazione regressiva, addirittura viene pagata dai nostri poveri pensionati italiani, sui quali, è bene ricordarlo e Loredana, grava un prelievo fiscale di 55 miliardi di euro all'anno. Caspita, è veramente una cifra importante secondo me, no? E dal momento che è ripetita Juvent all'incontrario, sbagliare umano ma perseverare è diabolico, che cosa sta facendo il Ministero dell'Economia? Ha deciso di estendere l'agevolazione del 7% per i pensionati esteri nei comuni cosiddetti terremotati dell'Abruzzo, del Lazio, dell'Umbria e delle Marche. Ora io dico, noi siamo i primi a essere favorevoli a una rivitalizzazione di queste zone funestate da eventi drammatici dal punto di vista umano ed economico, ma la prima opera di rivitalizzazione deve essere anzitutto un piano di ricostruzione rapida delle aree che sono state distrutte dall'evento sismico, un piano di risarcimento delle famiglie che sono state colpite da lutti, e poi soprattutto un progetto serio di reindustrializzazione, altrimenti è la classica norma pubblicitaria calata in un contesto ancora molto difficile e precario, quindi è destinata a non funzionare e a essere pagata
dai pensionati italiani che risiedono nel resto del paese. E non dimentichiamo che questi pensionati erano prima dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi e quant'altro, e quindi in tempi non sospetti le tasse le avevano già pagate, quindi un ripagare tasse. Assolutamente sì. Quindi il governo si dovrebbe anzitutto preoccupare di creare degli incentivi fiscali di tipo domestico per i nostri pensionati e italiani, che invece e giustamente, e dico io, stanno opzionando altri paesi come destinazioni dove trasferirsi in maniera stabile e dove poter trascorrere un meritato periodo di lungo relax in contesti sicuri, a moderato costo della vita e certo, con una tassazione fiscale solo indiretta che colpisce non il reddito in quanto tale, ma il reddito solo nella misura in cui si decida di effettuare dei consumi, cioè per esempio andare a fare la spesa al supermercato, andare al ristorante o concedersi un viaggio o una vacanza. Vorrei ricordare che l'Albania e i Balcani occidentali, grazie alle nuove disposizioni fiscali che equiparano il reddito pensionistico a un reddito, una fonte economica che dà diritto automaticamente al permesso e di soggiorno, diventerà una destinazione sempre più interessante, e noi lavoreremo assieme al governo di Edi Rama, che lo ricordo autore di questa norma per i pensionati, affinché questa agevolazione sia conosciuta dal maggior numero possibile di nostri connazionali e titolari di assegni INPS, in quanto, non dimentichiamolo, ci sono molte centinaia di italiani e titolari di redditi previdenziali che si sono trasferiti negli anni e nei decenni passati in paesi come Romania, Bulgaria, addirittura Moldavia, negli anni passati addirittura in Ucraina. Ecco, e sappiamo tutti cosa voglia dire adesso questa realtà, che a fronte delle tensioni internazionali in corso, e speriamo si arrivi molto presto alla risoluzione, al trattato di pace, ecco, saranno indotti a valutare o il rientro in Italia oppure una localizzazione diversa, prossima all'Italia, ma con le stesse agevolazioni economiche e fiscali di un paese come appunto è l'Albania, che è un paese NATO, un paese in condizioni di sicurezza internazionale, ed è l'unico paese in Europa che abbia introdotto il blocco al ribasso delle bollette energetiche della luce. Che la luce qui funziona anche per esigenze di riscaldamento e di climatizzazione. Quindi un motivo in più Beh, naturalmente io sono di parte, ma sono anche molto obiettivo, e Loredana, un motivo in più per valutare questa opzione, e uno sprone in più per il governo a non perseverare in politiche sbagliatissime che vengono pagate dai pensionati italiani storici, su cui, e lo ricordo, gravano imposte dirette per 55 miliardi di euro all'anno tra IRPEF statale, regionale e comunale. Ho capito. Bene, Ale, ascolta, noi ci fermiamo qui al momento, magari ci diamo appuntamento in questi giorni per un altro, diciamo, argomento per quanto riguarda economia in un click. Grazie per essere stato qui con noi. Salutiamo i nostri, come li chiami tu, web. Com'è che li chiami? Dimmi un po'. Web spettatori, e chiaramente andiamo a mettere anche questa nostra chiacchierata all'interno del nostro giornale
notizie in un clic, le andremo a condividere nei nostri social, quindi grazie anche agli influencer che lo fanno. E a questo punto a te l'ultima parola per i saluti e intanto grazie da parte mia. Beh, ringrazio te, Loredana, e come si suol dire, anche per quanto riguarda quello che sarà il nostro progetto per l'accoglienza dei pensionati in Albania e nei Balcani, noi di certo in pensione non andremo. Buona giornata a tutti. Grazie Alessandro, grazie a tutti.